Lei ha appena ricevuto una laurea in comunicazione. Come pensa che funzioni la comunicazione sulle mafie in Italia? Cioè, cosa c'è da cambiare? Funziona bene? Se ne parla troppo poco? Se ne parla abbastanza? Il problema è che bisogna parlare nel modo giusto, cioè essere cercatori di verità e far emergere anche le cose belle, importanti, positive che ci sono, che dimostrano che se uniamo le nostre forze, le nostre energie, è possibile portare un contributo per il cambiamento. Bisognerebbe dare anche segni della speranza. La speranza vuol dire, e quindi lottare anche nel ruolo dell'informazione e della comunicazione, perché della politica che faccia più la propria parte, perché lotta alla mafia vuol dire lavoro, vuol dire casa, vuol dire servizio, vuol dire politiche sociali. Non è solo la risposta all'azione criminale che vede impegnata la magistratura e le forze di polizia. Terzo, bisognerebbe che la gente non si dimenticasse che a selezionare la politica, quelli che fanno le cose che non dovrebbero fare, io mi auguro che non sia sempre solo la magistratura, dovrebbero essere le stesse forze politiche a essere più attente e ripulirsi all'interno di quelle persone che sono scese a compromessi, che al bivio della vita hanno scelto di stare dalla parte del malaffare. Pensa che il fatto che qualcuno si sia stupito di quanto succede a Roma sia legato a questo? Sì, io mi stupisco di chi si stupisce perché è da sempre che si denunciava e c'erano tutti i segnali per cogliere. Un'aria pesante, segnali, modi, linguaggi, comportamenti, insomma, se si è attenti ci rendiamo conto. Quando dico mafia dico legalità, dico corruzione, dico forme di usura, insomma, a Roma è stato fatto anche recentemente, solo un'operazione, 23 ristoranti sequestrati e confiscati, alberghi di prima categoria. Segno di una presenza, non più infiltrazione come qualcuno dice, sono ben presenti nel territorio nazionale, a nord, sud, al centro. Milano, scusate, però ha gli anticorpi per reagire. Grazie mille.